due KO davvero duri da digerire. Molto duri da digerire, anche in modo in cui sono venute nel giro di una settimana. Ora bisogna capire, bisogna uscire da questa situazione, e non c'è partita più bella di una blasonata, di una squadra forte come Lecce, una squadra che ha tanti nomi. Abbiamo visto che con i nomi non si vince nulla. Il Lecce non viene qui a fare una passeggiata, perché onestamente abbiamo già fatto passeggiare troppe squadre qui nel nostro fortino, dove deve diventare un bunker. Domenica venderemo, sabato venderemo cara la pelle. I ragazzi hanno una gran voglia di buttarsi tutto alle spalle. Sicuramente una squadra tosta, che è con il risultato di domenica. Poi sono già in ritiro da tutta la settimana, quindi troveremo un ambiente difficile. Però noi dobbiamo ricordarci che siamo in Lecce e dobbiamo portare a casa assolutamente punti. C'è stata una cosa bellissima. A 21 anni avevo fatto l'esordio e niente, poi da lì ho fatto i 2 anni belli. E questo campionato quest'anno è più duro, che non ci sono, cioè ci sono le retrocessioni che l'anno scorso non c'erano. Quindi tutte le squadre sono state attrezzate di più dall'anno scorso, sicuramente con giocatori molto più forti e niente, una squadra tosta, come ti ho detto prima. Troveremo un ambiente caldo, però noi dobbiamo andare là con la consapevolezza che siamo Lecce e dobbiamo fare punti a tutti i costi. Si può sempre far di più, al di là del pareggio, della vittoria. Noi ogni partita cerchiamo di dare il massimo. Certo, era più bello se portavamo a casa i 3 punti, però la squadra non si è risparmiata. Il derby comunque è una partita sempre particolare, e quindi teniamoci stretto questo punto, che comunque fa morale. È un campionato tosto, noi dobbiamo giocare al massimo, poi vedremo. Secondo me qualitativamente questa squadra è superiore a quella dell'anno scorso. Sicuramente una squadra con spessore tecnico, sono arrivati giocatori importantissimi, però a mio avviso non serve per vincere il campionato solo la qualità, serve la fame, serve lottare su ogni pallone come faceva la squadra l'anno scorso, e credo che quest'anno piano piano ci stiamo incanalando in questa direzione. Partite abbordabili purtroppo non ce ne sono, ripeto, Melfi è andato a Salerno e se vinceva 2-0 non rubava niente.